Ciao, sono tantissimi gli atti che ho protocollato questa settimana, vi invito a ricercarli sul sito del Consiglio regionale nella sezione atti. In particolare vorrei condividere con voi un piccolo risultato ottenuto. Abbiamo convocato in quarta commissione ambiente, di cui sono vicepresidente, dei personaggi illustri del mondo della scienza. Sono venuti in audizione la dottoressa Gentilini, Roberto Cavallo, Raffaele Rossi e Enzo Favoino. Tutti hanno portato un grande contributo per avere un quadro conoscitivo a 360 gradi sul tema dei rifiuti, dal profilo sanitario a quello economico, energetico e a quello che ci chiede e impone l'Unione Europea. Speriamo che gli altri partiti aprano la mente a questo modello virtuoso che va verso l'economia circolare, che crea più posti di lavoro e che soprattutto ci chiede l'Europa. Per quanto riguarda la Commissione Toscana Costiera, sono stati in audizione i rappresentanti delle autostrade SAT, della SALT e dell'ANAS. Abbiamo fatto diverse domande e la risposta che è stata data alla nostra richiesta di informazioni per quanto riguarda la tassa di 60 centesimi che ogni cittadino che si trova a passare dal casello di Vada, o meglio conosciuto come San Pietro in Palazzi, è stata detto che è un rimborso spese proposto dalla legge, che riguarda appunto la copertura delle spese sostenute dalla società Autostrade Toscane per la costruzione degli ultimi 4 km di tratto autostradale. Questo è un qualcosa che andremo comunque a portare all'attenzione della Giunta e cercheremo, per quanto riguarda la nostra azione, di fare togliere questo tipo di gabella. Per il prossimo Consiglio regionale ritorniamo a parlare di nuovi ospedali toscani che sappiamo essere stati costruiti secondo il modello del project financing che favorisce il privato e penalizza il pubblico, l'abbiamo denunciato più volte. Nel caso di Prato siamo a cercare di capire se è vero in un'interrogazione che dovranno costruire un nuovo edificio accanto all'ospedale perché è sotto stimato il numero dei posti letto, non ce la fanno a gestire le emergenze. E invece sull'ospedale di Pistoia vogliamo vederci chiaro su una spesa aggiuntiva per rifare una porta d'ingresso che va attorno ai 40.000 euro. Sono questioni importanti perché sono soldi dei cittadini che vengono spesi, vanno a favorire il privato e penalizzano il pubblico. Aspettiamo la risposta all'interrogazione scritta che abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle legata a una grande opera finanziata dal documento di economia e finanza della Regione Toscana. L'opera in oggetto è il Ponte sul Serchio. Ci stiamo preoccupando perché questa opera non ha lo studio di fattibilità. Senza lo studio di fattibilità non sappiamo se questa opera è necessaria, se questa opera va fatta nel luogo dove è stato scelto di farla, o se forse sarebbe meglio pensare a un'altra opzione, meno impattante e più economica. Ci auguriamo che la Regione valuti queste procedure e che possa avallare il finanziamento per un'opera che ha seguito l'iter legis adeguato. Noi, come Movimento 5 Stelle, non vogliamo fare le opere per spendere soldi, ma vogliamo spendere soldi per fare delle opere che siano funzionali, adeguate e utili alla cittadinanza. Andiamo a parlare del grande progetto People Mover all'aeroporto di Pisa. Abbiamo fatto un'interrogazione perché in sintesi pare che il progetto non sia stato concluso nei termini, che sia stato rendicontato al 69%. E per ottenere tutto il contributo hanno ammesso a rendicontazione con delle delibere regionali successive altre opere che non sono pertinenti, con il risultato che col contributo originale FESR di circa 7 milioni di euro su un investimento che ammonta all'incirca 65 milioni di euro è diventato di circa 8 milioni su 46 milioni, includendo appunto opere che non sono pertinenti e spalmando tutti i costi relativi sulla collettività, quindi aumento del biglietto, aumento della lunghezza della concessione e contributo in conto gestione, che invece dovevano essere calmerati proprio dal contributo FESR. Abbiamo chiesto anche in Europarlamento che venga fatta chiarezza su questi aspetti. Il microcredito non è soltanto un'azione di restituzione dei nostri stipendi, è un'idea di governo. Certo, con 1.100 imprese che sono partite in un anno e 8.000 che partiranno da qui
alla fine del progetto non cambieremo l'Italia, però vi stiamo testimoniando l'idea di governo che vogliamo portare avanti. Uno Stato che al di là delle banche permette alle imprese di accedere al credito anche con soldi propri, anche con una banca pubblica che faccia investimenti e che dia alle imprese l'opportunità di convertirsi. Noi questo vogliamo spiegare con gesti concreti come questi, e soprattutto sono gesti che danno credibilità al Movimento 5 Stelle, perché è un movimento che fa quello che dice.